Professoressa Molino, quanto è importante questa collaborazione della scuola con i laboratori del Gran Sasso? È un'esperienza veramente importante perché i ragazzi entrano in contatto con delle realtà che non potrebbero immaginare assolutamente e abbiamo riscontrato già dall'anno scorso una fattiva proprio collaborazione di tutti i responsabili, di tutti i partecipanti a questa realtà e una bella accoglienza. Quindi ringraziamo e siamo molto, molto contenti. Speriamo di poter ripetere ogni anno questa esperienza perché essendo rivolta giustamente a pochi ragazzi per dare possibilità sempre di più di far capire queste grandi potenzialità del nostro territorio, questa fortuna che abbiamo e la grande fortuna di essere accolti. Questo. Allora, voi avete avuto la possibilità in questa occasione di mettere un vostro piccolo esperimento qui ai laboratori del Gran Sasso. Com'è andata? Abbiamo avuto infatti la fortuna di mettere questo rivelatore qui, grazie comunque a tutto il progetto Triplay. E diciamo che inaspettatamente abbiamo avuto fortuna perché dai nostri calcoli in superficie avevamo una rate, quindi quante particelle passano in un'unità di tempo, di circa 80 particelle al minuto. E se utilizzavamo, calcolavamo un po' la rate che doveva starci qui sotto, scoprivamo che passava una particella ogni circa 41 giorni. Quindi la nostra speranza era quella di stare qui 3-4 giorni, quindi era quasi impossibile che ne prendevamo una. Per fortuna invece ne siamo riusciti a vedere almeno una, in questo caso, anche se non sappiamo con certezza se effettivamente essa sia stata una particella vera e propria oppure un semplice errore, però siamo comunque felici del risultato. Speriamo di lasciarlo per un po' più di tempo. Edoardo, com'è stata la tua esperienza qui al Gran Sasso? Ma sicuramente ho scoperto molte cose che a scuola non avrei potuto vedere, ho visto come si fa una vera e propria analisi di un esperimento di fisica, anche abbastanza avanzato, dove raramente si ha l'occasione di entrare, quindi sono molto felice di questo. Ciao, sono Oscar Mario Innamorati della sezione 4A dell'ITIS Ameda d'Aosta, indirizzo meccanica energia. E la scuola ci ha offerto questo percorso PCTO ai laboratori del Gran Sasso e all'Istituto di Fisica Nucleare. E appunto il nostro tutor era l'RSPP, quindi il responsabile della sicurezza e prevenzione. E appunto abbiamo constatato comunque quanta sicurezza e quanta sensibilizzazione serve per un laboratorio di questo tipo. Ma soprattutto diverse norme, come per esempio tutte quelle comunque denominate dal decreto legislativo 8108. Oltre appunto ai laboratori del Gran Sasso, abbiamo visitato anche vari altri luoghi, sempre di sicurezza, come per esempio quelli delle gallerie, che appunto hanno moltissimi sistemi di sicurezza per ogni eventualità. Allora, per il secondo anno consecutivo i laboratori del Gran Sasso, in particolare il Servizio Prevenzione e Protezione, hanno ospitato gli studenti dell'Istituto Industriale Ameda d'Aosta dell'Aquila in questo percorso di PCTO, di ex alternanza scuola-lavoro, in cui abbiamo ospitato dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse per una settimana a lavorare con i nostri ricercatori e tecnici qui ai laboratori del Gran Sasso. In particolare, come Servizio di Prevenzione e Protezione, abbiamo ospitato ancora una volta due ragazzi, in questo caso del quarto anno
dell'indirizzo meccanica energetica, portati dalla professoressa Maria Molino. I ragazzi hanno affrontato un bellissimo percorso a fianco dell'SPP, in particolare, a parte con il sottoscritto che è il tutor del progetto, anche con i colleghi Antonio Giampaoli, Dante Faticati, Roberto Corrieri e Gianmarco Bruno, in cui hanno potuto vedere effettivamente l'attività per la gestione della sicurezza che si fa ogni giorno nel laboratorio del Gran Sasso, anche con qualche bella attività sul campo, come ad esempio un'operazione molto molto delicata, ma sicuramente molto interessante, che è quella del travaso di un'autocisterna criogenica di azoto liquido nei nostri serbatoi, nei nostri esperimenti. Ciao, sono Lorenzo Mariani della classe 4 indirizzo meccanica energia dell'IPIS dell'Aquila e ci è stata data appunto l'opportunità di visitare i laboratori nazionali della fisica nucleare e per un percorso PCTO. Noi stiamo seguendo appunto il responsabile della sicurezza e abbiamo visitato tutti i centri dove si monitora, diciamo, la galleria del Gran Sasso. Durante il percorso di tirocinio, in particolare insieme al collega Antonio Giampaoli, i nostri due studenti hanno avuto la possibilità di visitare e di vedere all'opera la centrale operativa Gran Sasso, che è la centrale che gestisce i trafori autostradali del Gran Sasso, infrastruttura molto molto importante. Sappiamo tutti che per percorrere dall'Aquila a Teramo il traforo, adesso c'è anche una limitazione di velocità, ma a livello di sicurezza gli standard sono comunque molto molto elevati. I ragazzi hanno visto, grazie alla collaborazione molto stretta che da molti anni vede i laboratori del Gran Sasso degli NFN insieme sia al centrale operativo autostradale della Polizia Stradale, sia con i vertici e i collaboratori della società di gestione delle autostrade, un ottimo rapporto che permette anche in questo caso una sinergia, proprio perché laboratorio del Gran Sasso, trafori autostradali vivono praticamente in condominio ed è giusto che la sicurezza venga fatta insieme.